Calispera, io ho obbligato, d'obbligo un saluto in lingua greca, siamo un po' lì nell'area greca, benvenuti a questa manifestazione che è, diciamo, molto importante per noi per la comunità, diciamo, di Bovavanina, che l'amministrazione comunale ogni anno organizza nel contesto dell'estate una serie di manifestazioni culturali. Alcuni giorni fa, già anche ieri, ci sono state un evento molto importante. Questa sera lo gestisce l'associazione Delia, che è l'associazione grecofona, della comunità grecofona di Bovavanina, e ci troviamo alla presentazione da parte del professor Pasquale Casili, che è un figlio di questa terra, è di Bovavanina, è un grecofono, diciamo, parlante. Presentiamo alcuni volumi molto importanti. Il primo volume è dell'autore Paolo Battistelli ed è il ricordo delle fiabe, la vera origine delle fiabe. Poi in seguito seguiranno altri nell'orario, seguiranno altre manifestazioni, altre presentazioni. Della libra, la presentazione di una sillogi poetica della signorina, diciamo, Maria Romeo, e poi anche la nostra compaesana Maria Teresa Larizza presenterà una sua riflessione su un racconto, suppongo che sia di Bovavanina, e poi abbiamo Paola Alberto di Merto Portosalvo che presenterà Il posto del vento, anche una sua opera. Mario, giusto. Perché noi come associazione facciamo questa attività? Quest'anno intanto abbiamo parlato già con altre associazioni e con lo stesso Pasquale, che in quelle di Gerace rappresenta la comunità Magna Grecia, e quindi stiamo attuando una serie di manifestazioni nel quadro più complesso degli avvenimenti che nel 2020 e tra il 2020 e il 2021 sono importanti per la nostra comunità greca. Mi riferisco alla riscoperta dei greci di Calabria nel 2020-21 da parte del viaggiatore Carlo Witt. Mi riferisco all'anniversario, il bicentenario della liberazione della Grecia da parte del gioco turco, e in questo contesto non posso esimermi dal ricordare a tutti voi, sia come bovesi, sia come di cultura, sia come cristiani, un po' quella sofferenza che attualmente stanno subendo i greci, gli ortodossi greci, con l'arroganza del governo di Ankara, che ha destinato una delle più grandi, diciamo, costruzioni religiose della Grecia, Santa Sofia di Costantinopoli, ricca di preziosissimi, fra l'altro preziosissimi mosaici, l'ha destinata al culto dell'islamico. Cosa possiamo dire su questo? Diceva il professore Magris l'altro giorno in un convegno, a un tavolo rotondo si faceva a Bevongi, che poi in fondo la colpa non è della Turchia, perché i turchi, anche Erdogan, non ha mai rispettato, diciamo, gli impegni internazionali, ma è della comunità europea, è del mondo libero, e nessuna voce si è alzata contro questa arroganza. Quindi scusatemi che ho detto questo, dovevo pure, diciamo, esprimere questo stato d'animo. E poi voglio dire che questa manifestazione del Delia è la seconda manifestazione che abbiamo organizzato. La prima è stata una mostra di poesia presso la nostra biblioteca, e mostra per ripercorrere tutti gli ultimi 50 anni dell'associazionismo greco dal 1969 fino ad oggi.
abbiamo una serie di manifestazioni, queste sono delle manifestazioni propedeutiche, abbiamo una serie di manifestazioni che ci porteranno al 2021, queste date appuntamento, io penso, poi vediamo un po' Pasquale come penserà, tanto il giorno 8 ci vedremo anche a Gerace per questa, diciamo, partenza, decollo. E poi, diciamo, ci organizzeremo appunto per il periodo che sta per venire, per l'anno prossimo, con una serie di queste manifestazioni che vi stavo dicendo, manifestazioni di aggiornamento, di avvicinamento al 2021, e proprio l'anno dell'anniversario delle persone della Grecia, ma al 2020, quando Carlo Guitti pubblicò, fra l'altro, l'importante poesia sul filologo su una rivista culturale tedesca, che pubblicò il famoso Iliot Metongosmo Porpadì. Da allora in poi i grecofoni di Calabria furono conosciuti al mondo, perché si pensava che fossero estinte le comunità greche della Calabria, mentre c'era Justus prima, ma Carlo Guitti ha il grande merito di aver lanciato, e da allora in poi si, diciamo, fu un continuo diciamo, ricerca, approfondimento dei greci di Calabria e della loro cultura. Bene, io queste cose non voglio più stancarmi perché fa caldo. Ringrazio tanto il professore presente, quindi autore di questo libro, il professore Casile, che è sempre vicino alle nostre manifestazioni. Collaboriamo ovviamente, perché i greci di Calabria siamo rimasti in pochi, dobbiamo collaborare tra di noi. E ringrazio tutti voi, c'è la signora Filippone, vorrei porgere un saluto particolare alla spettrice Filippone e al maestro Carteri, non dico tutti perché sono anche altri personaggi, ma tu Carteri, che è un nostro artista e che è un altro scultore, potremo visitare dopo le sue opere. Grazie e buon ascolto. Buonasera, Calispera, devo dirlo assolutamente, perché Bova è il saluto grecanico, è vero, quando noi ci sentiamo al telefono, la prima cosa che facciamo è ci salutiamo in greco e ci domandiamo l'essenziale con il greco di Calabria, poi magari parliamo delle cose sgradevoli con l'italiano, ma le cose belle ce le diciamo in greco, quindi abbiamo questo punto di vista. Il greco si respira a Bova, Vua, Vua è già un nome evocativo, magnifico, bellissimo. E il Karanastasis, di cui io ho curato la traduzione del primo tomo, nel secondo tomo, quello che sto traducendo adesso, dà come etimologia del termine Vua, del toponimo Vua, il termine greco spartano dorico vua, che significa mandria. Voi dite che tipo di mandria? Erano i ragazzi che ancora non facevano parte dell'esercito spartano, che si addestravano per diventare degli uomini duri, quindi era una mandria di ragazzacci addestrata alla vita dura. E quindi da questa mandria di ragazzacci siamo usciti fuori noi, che ci imponiamo alla maniera degli spartani, con poche parole e tanti fatti. Vediamo chi è più duro, vediamo chi resiste. Ecco, qui siamo bravissimi, perché il mio lavoro è consistito in questa prova di resistenza morale e intellettuale, perché tradurre Karanastasis ci vuole una resistenza da guerriero spartano. Quindi con orgoglio vi dico questo, è un fatto per me importantissimo dirvelo oggi qui per la prima volta, perché in questo modo onoro la memoria di mio padre, che mi ha educato a questo senso della concretezza. Dimostra quello che tu pensi prima di dirlo, dimostralo, poi lo puoi dire. Allora, io ci tenevo a portarvi il meglio, diciamo, di questi nostri scambi culturali che abbiamo sulla piattaforma, sull'associazione, perché noi respiriamo con un polmone al nord,
perché l'associazione Magna Grecia di cui io faccio parte ha il suo polmone al nord nella provincia di Milano, è la più grande associazione calabro-lombarda. Ogni anno, 9 settembre, organizziamo nell'ultima settimana 3 giorni che sono avvenimenti culturali per tutta la Lombardia e per tutti i calabresi del nord. Pensate che parliamo, c'è una Calabria fuori dalla Calabria, più di 2 milioni di persone, 2 milioni 200 mila calabresi, è più facile incontrare qualcuno a Milano che qui. E io vedo, rivedo tutti lì. A Pieve Emanuele abbiamo un testimone, il liutaio Francesco Sevigli. Noi rivediamo i bovesi che da anni, cioè io mi sento chiamare, mi giro, ci guardiamo, poi capiamo. Ecco, Paolo Battistel, devo la sua conoscenza proprio ad una calabrese di Bovalino, quindi Maria Lucia Pugliese, che è entrata in contatto con l'associazione del nord. Ecco, così come è più facile incontrarci al nord e proporre qualcosa al nord, e altrettanto, come dire, con la cultura, semplicissimo, che ti arriva una proposta da Milano per fare qualcosa qui in Calabria, a Bova. E appena ho visto la copertina io ho capito che questo è un grande libro, perché diceva Sciascia che uno scrittore scrive il libro per fare la copertina, quindi il libro è il supporto della copertina. Noi tutti scriviamo, no? Lavoriamo tantissimo, eccetera, per poi pensare alla copertina, perché la copertina è la nostra carta d'identità. Io ho visto subito Paolo Battistel e ho capito lo spessore intellettuale, culturale, e anche la sua chiarezza di pensiero, perché una copertina ben fatta significa che c'è un grande libro. Io ve lo dico senza retorica, ripeto, l'ho visto dalla copertina, l'avrei acquistato subito, al volo, senza, perché ci sono gli elementi visibili e di quegli archetipi che fanno parte della storia umana. Quando noi parliamo delle fiabe, e qui ora io cederò la parola, perché Paolo, mi permetto di chiamarlo così, perché ieri eravamo insieme a Geraci, abbiamo investigato la Praga di Geraci, il ghetto ebraico, tutte, cioè, noi eravamo immersi in quell'atmosfera. Quindi quando mi dico, ma perché hai scelto, che c'entri tu con Geraci? Come che c'entro? Con la stessa facilità con cui uno acquista questo libro si innamora di Geraci, no? È inutile che ve lo dico, rimango un po' vese, però ci si innamora, si sceglie con il cuore, mai con il cervello. Le cose più importanti sono scelte di cuore. Ecco perché la fiaba ci dà gli elementi per capire cosa abbiamo dentro. Quando noi ci mettiamo intorno al fuoco e si solleva la colonna di fumo, diceva un grande storico delle religioni, Mircea Eliade, un personaggio magnifico, splendido, nel libro Il Sacro e il Profano, si crea l'axis mundi, quella colonna che ci collega al cielo. Ecco perché io ho capito questo, mi piace così tanto fumare il sigaro e passeggiare. Mi sento connesso con una realtà superiore e penso e trovo delle risposte proprio collegandomi ad una realtà celeste, all'altro mondo. Per me è una porta, è un, possiamo chiamarlo in tanti modi, però è una soglia che si supera, perché la mente tende ad allargare l'orizzonte del pensiero, ad elevarsi, e quindi dentro questa elevazione culturale le fiabe non sono cose per bambini e dobbiamo sfatare alcuni miti. Ecco, l'introduzione più bella che Paolo ci farà adesso è proprio sfatare i miti. Che cos'è una fiaba?
perché ci dicono in maniera retorica e sovraimpressa, ci danno l'immagine della fiaba come se fosse una storia edificante che ha un lieto fine. Ebbene, io quando ho parlato con il contatto telefonico con l'agente letterario, gli ho detto: le nostre fiabe non hanno lieto fine, le fiabe dei greci di Calabria si concludono tutti così, e noi siamo rimasti scalzi e con la pancia vuota. Così si concludono le favole del greco di Bova, con questa frase. Come se la realtà di tutti i giorni non avesse questo spiraglio di illusione. Ma io non credo che sia disperazione. Questa cosa la affronteremo meglio alla fine, perché riflettendo sul lessico greco-bovese, noi non abbiamo la parola speranza, non abbiamo la parola elpis, elpida, ma non siamo un popolo disperato. Quindi questo non significa che questa parola non può tornare, perché il lavoro che noi stiamo facendo è restituire speranza, è fare in modo che la nostra visione della fiaba non si concluda con la disperazione di un popolo che dice: noi siamo rimasti scalzi e con la pancia vuota. Perché la povertà non è una condizione, diciamo, ineludibile. La povertà è un dato oggettivo di un determinato periodo, magari in quel periodo della fiaba finivano così, ma noi questo finale lo dobbiamo cambiare, perché è una narrazione la fiaba. E grazie all'arte, e mi collego all'amico maestro Domenico Carteri, noi abbiamo restituito la parola speranza con i protogonei, l'abbiamo scritta, ecco il valore dell'arte. Nel momento in cui la lingua viene scritta, diventa visibile, e anche quella parola mancante entra nella nostra storia attraverso una visione artistica superiore, e quindi una fiaba, anche questa magnifica della Nara. Che cos'è una fiaba, Paolo? Sono venuto per parlare appunto del mio ultimo libro, un libro che fondamentalmente voleva sfatare alcuni miti legati alle fiabe, sfatare, diciamo, anche questi preconcetti verso, diciamo, questo mondo che noi immaginiamo legato all'infanzia. Innanzitutto, proprio perché noi quando pensiamo alla fiaba pensiamo al classico prodotto cinematografico che ci ha confezionato Disney. Noi vediamo effettivamente appunto una storia zuccherosa dove tutti finiscono felici e contenti, dove c'è un elemento soprannaturale ma non deve fare troppa paura, perché altrimenti non piace o comunque può dare fastidio, diciamo, a chi, cioè ai genitori, alla società, e quindi coloro che considerano queste storie, che cosa? Un prodotto per bambini. Ecco, la prima cosa da dire è appunto, prima di me Pasquale Casile l'ha detto in modo molto bene, è che la fiaba non è un prodotto per bambini. La fiaba, innanzitutto, nella nostra cultura, il primo mito un po' da sfatare è appunto il fatto che noi chiamiamo fiaba e favola la stessa storia, e diciamo che queste due parole sono, che cosa, due sinonimi. In realtà non è così, proprio perché innanzitutto, prima diciamo che cos'è la favola è una storia di tipo allegorico, è una storia con soltanto un contenuto morale. È una sorta di storia che si può andare, può essere anche fatta a teatro, cioè in cui comunque abbiamo come protagonisti non degli esseri umani, ma degli animali. Animali che cosa? Che incarnano vizi e virtù umane. Ecco, la favola in realtà cosa serviva? Serviva all'interno della città, all'interno della polis, perché nel mondo, diciamo, europeo la favola nasce proprio nella traccia appunto della polis, e poi viene in qualche modo recuperata nel mondo romano, ma attraverso le medesime caratteristiche appunto che erano quelle greche. Ecco, attraverso queste storie si insegnava alle nuove generazioni, soprattutto i bambini, in questo caso i bambini hanno un senso, come si doveva comportare nella vita sociale. Cioè, nel mio libro io faccio appunto l'esempio di quella che considero chi ha generato questa storia?
perché poi comunque noi diamo un autore a queste storie, in realtà queste storie si generano in maniera abbastanza spontanea attraverso le generazioni. Ecco, chi ha voluto scrivere questa storia innanzitutto non voleva essere realistico, perché la volpe cosa fa? Cerca di mangiare dell'uva, non cerca di rincorrere un coniglio, quindi deve essere evidente fin da subito che quella è solo una maschera, è la maschera della volpe. E questa maschera cosa ci dice? Ci dice, dice alle nuove generazioni che in qualche modo non bisogna disprezzare ciò che prima si aveva desiderato semplicemente perché non siamo riusciti a raggiungerlo. Perché poi in realtà la cosa bella delle favole qual è? Il fatto che ci fanno vedere che l'essere umano non cambia mai. Cioè quello che si poteva dire, cioè gli insegnamenti che andavano bene millenni fa, vanno bene pari pari anche adesso. E in realtà la fiaba, come vi dicevo, non è tutta questa cosa. Questa è la favola, la fiaba ha un'altra origine, è completamente un altro genere letterario. La fiaba ha origine dove? Quando ha origine l'uomo. L'uomo, in un mondo arcaico, in un mondo preistorico, in un mondo che fondamentalmente, insomma, vive in continua difficoltà, in cui l'uomo si trova a vivere in un filo sottile tra la vita e la morte, ecco, in certe specifiche notti si ritrovava, e all'interno di queste arcaiche comunità cosa succedeva? Proprio intorno a un fuoco si cantava cosa? Un racconto. E questo racconto cosa narrava? Narrava tutta la vita di quelle popolazioni, quindi narrava la foresta, il cielo, il mare, la vita, la morte, ma tutti questi elementi spesso erano personificati. Ecco, queste storie così arcaiche, così forti, spesso in qualche modo così oscure e atroci, sono quelle che hanno generato due generi che per noi sono in realtà molto distanti gli uni dagli altri, ma che in realtà hanno un unico solco, cioè la fiaba e il mito. Ecco, la fiaba nasce in questo antico mondo e fondamentalmente come un filo rosso ci ha accompagnato attraverso i secoli, ci ha accompagnato attraverso i millenni, e mano a mano che scorrevano i secoli, la fiaba è cambiata, perché all'interno di questo grande calderone sono caduti ingredienti nuovi, storie nuove, nomi nuovi, ma poi di fatto la storia sotto era sempre la stessa. La storia veniva sempre riraccontata. Ecco, direi proprio che all'inizio una delle allegorie che io amo di più, che ha fatto uno dei più grandi studiosi delle fiabe, una persona che è legato, diciamo, al mondo nordico, anche se è nato in Sudafrica, e che noi conosciamo semplicemente come romanziere, che è Tolkien. Tolkien è stato il più grande filologo di area germanica del Novecento, secondo me, e ha studiato tantissimi anni il mito e la fiaba. Lui diceva che la fiaba è questo grande calderone che continuava a bollire e che in qualche modo nello scorrere dei secoli cadevano all'interno di questo calderone tantissimi ingredienti. Ma la cosa importante che narrava Tolkien era il fatto che fin quando il calderone bolle, fin quando comunque le fiabe vengono narrate, rinarrate, in qualche modo modificandole, ma in qualche modo continuamente rinarrate, la fiaba è viva, il mito è vivo, ma soltanto invece nel momento in cui queste fiabe vengono messe appunto all'interno di un museo, all'interno di una teca, come un reperto, magari non le sezioniamo perché le studiamo, cerchiamo di comprendere, e allora lì, solo in quel momento, la fiaba è morta. Vedete con quale chiarezza ci parla di cose complesse. Cioè, è magnifico leggere il libro, perché il talento di uno scrittore è anche questo: non banalizzare i contenuti, però mantenendo, come dire, quel tono non accademico, erudito ma non accademico. Cioè, il linguaggio non deve essere un linguaggio comprensibile solo agli addetti ai lavori, perché si rischia poi di non trasferire questo fluido magico della fiaba, che è la narrazione, la sua scrittura. Quello che lui dice sulla fiaba, io lo ritrovo nella sua scrittura, che è un fluido magico, vi cattura, vi irretisce, vi fa capire come un racconto sta dentro uno spazio ecolinguistico. Ecco perché c'è un rapporto identitario con la fiaba.
io ora mi calerò dentro la realtà greco-calabra e lo costringerò, come dire, a darci delle risposte che ci servono, perché dobbiamo sfruttarlo, dobbiamo fare in modo che questo calderone ribollente ci dia qualcosa, qualche succo magico che ci aiuti per il bicentenario, perché poi lo avrò come mio ospite a Gerace il 9 e lì parleremo di un'altra cosa, di due fiabe grecaniche interpretate da Calvino in modo letterario. Quindi narrazioni sono storie narrate e hanno un rapporto dialettico con il presente, non può essere tutto passato, c'è sempre un elemento che ha a che fare con il presente e con la cultura del territorio, perché le nostre fiabe si legano a dei luoghi fisici. Ecco, la trasposizione letteraria non rende giustizia di nessuna fiaba, perché li mette in un ambiente neutro. Quel c'era una volta significa c'era dovunque, invece per noi Ike è un viaggio, significa dove? A Condofuri, a Rogudi, al castello di Bova, a Bova Marina. Cioè, c'è un luogo fisico per questi miti, per queste fiabe. Ecco, ora cederò la parola, perché la leggenda di Bova ci dice che al castello c'è l'impronta di una regina di nome Narice. Se una ragazza riesce a mettere il piede dentro quella orma scavata nella roccia, si aprirà la roccia e diventerà, come dire, proprietario di un'immensa ricchezza, sarà adorata, venerata. Cioè, da dove arriva questo racconto? Dionisio Afro, c'è una storia così antica, così magnifica, che ha a che fare con i greci di Calabria, è stata tramandata di generazione in generazione, e noi oggi, quando andiamo al castello, la prima cosa che ti mostra, dice, qua c'è l'orma, c'è l'impronta della regina, ma è talmente piccola che io non so, deve essere una bambina quella regina, perché no, non capisco quale ragazza. Ecco, perché così?